fiducia anche che nasce dalle nostre storie, dal nostro quotidiano, magari perché la vita ci ha costretto, ci ha obbligato a fare delle scelte e quindi in qualche modo a dover scegliere la strada o della fiducia o della rassegnazione. Questa è una storia di fiducia che nasce da un momento difficile. Ce la racconta Samuela Brunamonti, che invito a salire insieme a tutti gli amici del gruppo che l'accompagnano e di cui ora Samuela ci spiegherà. Prego Samuela. Samuela è un'amica dei primi tempi di Romena, no? più di 20 anni ormai che ci conosciamo, che tu hai conosciuto Romena. Ai primi tempi la fraternità aveva una sorta di sede staccata sulla costa tirrenica, faceva anche molto piacere andarci tra Follonica, Marina di Grosseto, Castion della Pescaia, soprattutto Follonica. Si fecero anche dei primi corsi, ricordo, all'epoca, al mare, non era male davvero. E lì abbiamo conosciuto Samuela, si è intrecciata la nostra storia. Samuela poi si è sposata qui e poi è successo qualcosa, e questo qualcosa sta producendo però, come diceva Alberto Maggi, Dio in fondo riesce sempre a trasformare anche le cose negative in bene, sta producendo qualcosa di bello. Ma raccontaci tutto tu. Grazie. Buongiorno a tutti, parlo a nome di tutti gli amici che vedete qui, che sono una rappresentanza di un'associazione che si chiama Tosangana e porta avanti un progetto di cui vi parlerò in questo momento insieme. Questo siamo io con Daniele quando aveva 1 anno, adesso ha 4 anni e mezzo, e vi volevo raccontare la nostra storia attraverso un'opera d'arte, se Massimo ce la proietta. Ecco, come tutte le opere d'arte non andrebbero spiegate, però mi piaceva raccontarvi la storia che c'è dietro. Daniele, mio figlio, ha fatto questo disegno, ovviamente si è disegnato lui, la mamma sono io, siamo al mare perché io abito appunto, come diceva Massimo, a Follonica, in provincia di Grosseto, gli altri amici sono di Piombino, sempre sulla costa tirrenica, e Daniele ha iniziato a scrivere a 4 anni, ha fatto un po' tutto da solo, e la sua prima forma di scrittura in questo disegno che vedete è verso l'alto, forse c'era un significato in più in questo suo inizio di scrittura. E quando ha disegnato questa faccina del babbo in cielo, gli ho detto: Daniele, ma ci hai scritto mamma, ci hai scritto Daniele, scrivici babbo. Mamma, ma lo sanno tutti che è in cielo, e quindi quella scrittura babbo è stata un po' forzata. E Davide, mentre andava al lavoro nel 2012, Daniele aveva 6 mesi e mezzo, ci eravamo sposati nel 2008, quindi come vi ho raccontato l'anno scorso era un momento bello della nostra vita, il centro, diciamo così, della nostra storia d'amore, e è stato tamponato mentre andava al lavoro ed è morto in questo incidente stradale. Però la storia che vi voglio raccontare inizia dal disegno che ha fatto Daniele. La mattina il cielo era molto grigio, lui ha aperto la finestra, ha preso questo pennarello grigio e ha fatto un segno grigio. Poi mi sono girata e con la coda dell'occhio gli ho visto prendere il pennarello giallo. Dico: ma che fai Daniele? Dice: il sole, mamma prima o poi arriva. E allora da questa sua frase mi piaceva partire per raccontarvi la nostra storia di fiducia, perché il sole poi arriva. Il giorno del funerale di Davide, dopo 2 giorni di un dolore, diciamo così, assurdo, la mattina quando mi sono svegliata ho sentito che nasceva una gioia, nasceva un sole, appunto. E mi sono svegliata e ho scritto una lettera che poi ho stampato nel ricordino che abbiamo dato agli amici, che ho letto il giorno del funerale. Vi volevo leggere un solo passaggio perché, riletta dopo 4 anni, era un po' davvero un bell'inizio. Chiedevo: non voglio che questo sia un riassunto, l'ultima pagina. No, no, deve essere l'inizio. Questa giornata, Davide mi direbbe di non fare la prof, non è un punto perché non è una fine. Non è un punto interrogativo, nonostante le 1000 domande che ci stiamo facendo tutti.
non è un punto esclamativo, oh che meraviglia, che bella persona, ora tutti a casa. I due punti, dico ai miei ragazzi a scuola, io insegno in una scuola media, aprono una finestra, introducono una lista. Sono state al mercato e ho comprato pane, pasta, patate. Ecco, questa giornata deve introdurre il nostro futuro, quello di Daniele. E poi qui ho un po' minacciato i presenti. Non salutatemi neanche se questa è l'ultima volta in cui ci siete. Ciascuno di voi ha la responsabilità di portare nel futuro di Daniele la parte di Davide che ha avuto il dono di condividere. Non oggi, non domani, ma non lasciate tutto questo compito a me. E devo dire che le persone hanno risposto a questo appello e gli amici che vedete qui intorno a me sono venuti pochi giorni dopo e mi hanno detto, Davide Mancini per tutti gli amici era il mancio, e mi hanno detto se puoi farcelo vedere, questa è la locandina che se vorrete potete prendere nel nostro stand che abbiamo allestito qui davanti, hanno detto allora facciamo un progetto mancio. Davide aveva costituito questa associazione Tosangana per gli aiuti alla Repubblica Democratica del Congo e il nostro amico congolese Cocò, oggi non è qui, la sua compagna Silvia e gli altri amici hanno detto a nome di Davide facciamo qualche cosa per il popolo di Cocò, e quindi stiamo costruendo una scuola, manca soltanto la parte del tetto e la parte di struttura della scuola e del porticato è completata, e abbiamo avviato una serie di attività come oltre a portare l'acqua nel villaggio, come quella della falegnameria o della produzione del carbone, che fanno in modo che questo villaggio possa nel tempo portare avanti da solo sia la scuola ed altre iniziative senza che noi continuiamo, diciamo così, ad aprire questo rubinetto. E in Italia, come vedete nelle immagini, allestiamo degli stand e portiamo la nostra testimonianza dove c'è l'occasione, come qui, e facciamo pranzi, cene di beneficenza. E come dice la parola Tosangana, che in una delle lingue della Repubblica Democratica del Congo vuol dire insieme, appunto stiamo insieme. E per quanto riguarda me, come mi sono fidata di questi amici, perché avevo promesso a me stessa che non avrei detto no a nessun progetto a nome di Davide, mi sono fidata delle parole di un'amica. Quando è successo questo incidente, ho sentito questa forza dentro, ho telefonato ad un'amica e gli ho detto Giovanna, io non so che cosa mi succede, io mi sento serena, sento felice, sento che qualcosa dentro mi dice che non è finita. E lei mi disse, Samuela, ti devi fidare, perché non è una forza tua, affidati. E quindi in questi giorni mi risuonavano le parole di questa amica che mi sono restate dentro e ci sono ancora per questi 4 anni. E quindi quando Massimo mi ha chiesto di dare questa testimonianza, sono stati giorni difficili, perché ho pensato l'introduzione a questo bellissimo convegno diceva: la parola fiducia sarà idealmente consegnata a tutti i relatori in modo che possano impastarla con le loro esperienze di vita e consegnarla a chi li ascolterà per alimentare il loro percorso personale. E io mi è venuto quasi da piangere, perché ho detto, io ho impastato questa parola nella mia vita, una parola che prima che succedesse questo incidente di Davide non conoscevo davvero, e l'ho impastata, ma non so darvi la ricetta di questo impasto, e mi piacerebbe darla a voi e darla a me. E quindi ogni volta che dicevo devo trovare belle parole per questo convegno, dicevo è una ricetta che non ho, però forse passatemi l'immagine del Vangelo, Gesù direbbe io con 5 pani e 2 pesci ho sfamato 5.000 persone, quindi forse con questo piccolo impasto che vi offriamo, che è fatto di amicizia, che è fatta di una gioia che viene dal dolore, forse troverete il modo di alimentarvi e di portarlo nella vostra vita, perché forse la fiducia più bella che noi sentiamo a Romena è la fiducia nelle persone che ci ascoltano. Perché quando io torno a casa da Romena dico sempre, sì abbiamo fatto il banchetto, abbiamo venduto tante cosine, raccolto tanti fondi, ma abbiamo avuto delle risposte, delle parole, perché le persone si sono appunto fidate di noi. E
quindi grazie di quello che farete per condividere il nostro progetto, e abbiamo messo un album per raccogliere le vostre firme, i vostri ricordi, perché quando torniamo via da Romena ci piace riascoltare dentro di noi, rivivere quello che voi fate con il nostro messaggio, che è un messaggio concreto che non credevo di poter mai dare nella mia vita, non credevo che potesse nascere una gioia da un dolore. E quindi in questi giorni abbiamo sintetizzato questo percorso con questa frase. A me è venuta in mente la frase, Silvia ha scattato la foto, un grafico ci ha regalato il tutto, abbiamo fatto una calamita che possa andare nelle case e dare un segno che davvero non c'è una fine. E niente, state con noi, non ve lo dimenticate, perché proprio ieri l'altro sera mio figlio, dopo questa grande opera d'arte di disegno al babbo che aveva fatto qualche mese fa, gli ho detto, mi ha portato un disegno con una casa e un arco. Dico, cosa hai fatto Daniele? Dice, questo è l'arcobaleno e questa è casina nostra e ci siamo io e te. E babbo, me ne sono dimenticato, mamma. E quindi non vi dimenticate di noi e grazie davvero di questa opportunità. Grazie Samuela. Io devo dirti questa cosa, quasi una confessione. Noi con Samuele, altri amici, quelli che hanno condiviso un po' gli inizi di Romena, eravamo poche decine, cominciava questo cammino e forse quelle persone sono diverse dalle altre perché ci hai costruito una strada insieme. Poi naturalmente Romena, sapete, è fatta di volti, di incontri, di passaggi, passano gli anni. Io ho saputo, come molti amici, devo dire, solo diverso tempo dopo di quello che ti era successo. E questa cosa è stata, cioè, l'immaginare quello che avevi vissuto e non esserci stati e averlo saputo tempo dopo, ho provato una grossa difficoltà anche in relazione a Romena, pensando, ma possibile, se si cresce poi ci si perde, si perdono i contatti, non riusciamo più a tenere insieme questo giro di amici. Ecco, è bello che tu sia tornata, che tu sia affidata. E, Romena è un posto del cuore, forse non riusciamo, io a volte incrocio dei volti, magari non ci si riconosce nemmeno, però ecco, Romena c'è, ci siamo, probabilmente non riusciamo a tenere i contatti con tutti e questo è un grande dispiacere, però sapere che Samuela, dopo quello che ti era successo, sei tornata, ci hai dato di nuovo fiducia, è un grande segno. E, è bello che sei qui oggi con questo gruppo. Noi non siamo sostenitori del progetto Mancio, noi ci sentiamo dentro il progetto Mancio. Grazie. E quando avrai voglia e bisogno noi siamo qua. Grazie. Grazie. C'è Romena dentro il progetto Mancio e ci sono tutti, perché io parlo di Davide, ma quando parlo di questa assenza o presenza, come vogliamo dire, parlo dei milioni di assenze che ci sono nella nostra vita. E con questo aforisma io volevo dire che queste persone ci sono, non ho bisogno di aspettare un tempo, un luogo in cui ci saranno di nuovo, ci sono nella nostra vita. Il Regno dei Cieli, ora Vecchioni parlava nel suo ultimo libro di una felicità orizzontale. Il Regno dei Cieli io lo vedo come qualcosa di orizzontale che ci abbraccia e che è con noi. Grazie a tutti, davvero. Grazie. Noi ieri abbiamo detto che noi ci sentiamo dentro questo progetto, tu l'hai presentato, l'hai raccontato benissimo, allora come stanno andando le cose? Le cose stanno andando molto bene, ma mi volevo collegare al corso giovani. Io ho 25 anni di Romena, va bene uguale? Volevo dire grazie agli amici di Facebook che seguono Facebook, perché io ho una nipote che mi ha detto, zia, però come associazione non siete molto social, avete fatto una pagina e non riuscite ad aggiornarla, e quindi ci siamo messi, da maggio abbiamo ricostruito 4 anni di attività e devo dire che, come è successo ieri, come continuiamo a fare, da una parte ci raccontiamo e dall'altra ci stupiamo noi stessi di quello che in 4 anni abbiamo fatto.
per dirvi, e quindi grazie al sito di, insomma, alla pagina Facebook di Romena, perché ogni mattina ci dà questo buongiorno strepitoso e queste notizie così aggiornate. La nostra pagina si chiama appunto Progetto Mancio, e se avete voglia ci trovate quello che stiamo facendo oggi e tutti questi 4 anni di vita in cui, dopo la morte di mio marito, abbiamo deciso di dare un nuovo inizio. Mio figlio aveva soltanto 6 mesi, era un neonato, e sono cresciuta con lui, e quindi ieri abbiamo visto che aveva disegnato il suo babbo in cielo. Quando, dopo che io ho visto questo disegno, gli ho detto: però Daniele, in cielo, dico, ma secondo me babbo è nel tuo cuore, c'è? Sì, mamma? Sì, i tuoi amici ci sono? Sì, allora siamo tutti insieme. E vi volevo salutare con questo stare tutti insieme, nell'avere cuore, avere coraggio di provare davvero un sentimento di fiducia, come ci ha detto Simona ieri sera, facendoci commuovere. Però i dati aggiornati ve li faccio dare dal cassiere del gruppo. Un applauso per Tommaso. Sono il volontario più giovane del progetto Mancio e sono orgoglioso di poter fare il cassiere con il mio babbo a ogni mercatino. Nella mia squadra di calcio faccio il portiere, ma qui a Romena sono fiero di non aver parato. Voi avete fatto gol! Ieri abbiamo venduto 210 calamite con il nostro messaggio di vita e il progetto Mancio ha incassato 1.680 euro. Un grazie speciale all'offerta di una signora dolce e simpatica che ci ha regalato una frase in dialetto bergamasco che vi traduco: Sassolino, Sassolino, si fa un monte. Questa è fiducia, grazie. Grazie. Grazie a Samuela, grazie a Tommaso, e naturalmente l'appuntamento è là.